Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Camero 89. A me già mi viene da ridere perché voi giustamente state: ma che cazzo di gioco è? Signori, è il videogioco dell'anno. È un videogioco fatto tanto tempo fa da Sansa dei Retro Players, che l'ha pubblicato sul suo profilo Facebook. E io ho detto: ma se ci faccio un gameplay? Lui non ci credeva e ci faccio un gameplay. Il videogioco, il pulcino che respirava con il piede. Qui si parla di una mente distorta, signori. Qua si parla di una mente distorta. Ma la cosa bella è che c'è la storia e c'è il gioca. Attenzione, quindi noi andiamo a capire chi è questo pulcino e qual è il suo problema, oltre che respira con il piede. Signori, attenzione, una tragedia sta per sconvolgere l'umanità. Tutti i TG ne parlano. Da domani i fruttoli non saranno più venduti. Fermi tutti, io sono un amante dei fruttolo, in particolare a quello alla mela, e questa è una tragedia. Il TG dice che anche l'ultima partita di fruttoli è stata spedita al mini market di Lello, l'unico mini market di tutta Pulcinolandia. Signori, andiamo tutti da Lello. Da Lello, il pulcino che respira col piede è giustamente preoccupato. Come farà ad avere la sua dose giornaliera di frutta e calcio senza i fruttoli? Non sto sponsorizzando i fruttoli, ma Sansa non so che cazzo ha fatto. Ma il pulcino che respirava col piede, senza perdersi d'animo, imbraccia il portamonete e si avvia verso il mini market di Lello. Cazzo! Esclamò il pulcino, giustamente, che respirava con il piede. Questa notte ha piovuto. I peggiori incubi del pulcino che respirava col piede stavano diventando realtà. I fruttoli stavano finendo e la strada era piena di pozzanghere. Come sanno tutti, sono il peggior nemico del pulcino che respirava con il piede. Respira col piede, grazie al cazzo, poi c'è more. Ecco il mini market da Lello, signori. Ce la farà il nostro eroe con disfunzioni respiratorie a raggiungere il mini market di Lello per poter comprare l'ultima partita di fruttolo, evitando le pozzanghere d'acqua per lui mortalmente mortali. Dipenderà tutto da voi, perciò salutate ora il pulcino. Ciao pulcino! Perfetto, signori, oltre a mettere un fottio di like per questo gioco che non ha assolutamente senso, andiamocene a giocare. Allora, praticamente è tipo un Mario, un Super Mario, quelli stronzi che più o meno che se cadi. Guarda quanto è bello quando muove le zampine, guardate. È bellissimo. Signori, attenzione, qui è una cosa. Vai pulcino! Ah, ce l'abbiamo fatta per culo. Vai così, è bellissimo, è bellissimo. Ovviamente non so quanto durerà. Vai pulcino! Catroia! È morto il pulcino. No! Come lo chiamiamo sto pulcino? Il pulcino che respirava con il piede è morto. Bravo! È tutta colpa tua. Signori, cioè, no, dobbiamo andare a raggiungere il fruttolo. Assolutamente, no. Assolutamente i fruttolo devono essere nostri. Nostri. Andiamo. Signori, pronti? Vai pulcino! E che palle! E che non è possibile, ma come cazzo faccio? Ma mo me devo un cazzo come coso? Ma davvero? Guarda che c'è qualcosa da... Ah, ma vaffanculo Sansa! Ma guardate qua! Vai pulcino, go! Ce l'abbiamo fatta! Attenzione! C'è un trucco! Ah! Che poi, lui, vedete, e cala anche l'ossigeno! Cioè, ma guardate che... questo gioco è fatto da un genio, io comunque ve lo dico, da un genio incompreso, eh! Tronco! Eccoti! Qua mi sa che ci dovrebbe essere un altro tronco, secondo me. Aspettiamo. Signori fruttolo, signori fruttolo, non possono essere dimenticati, io ve lo dico. Anzi, il pulcino lo chiamiamo Gaspare.
vai. Lasciano delle gocce incredibili, signori. E queste se ci vanno sul piede siamo fatti, eh. Ve lo dico, non ci abbiamo tanto ossigeno. Cazzo, 54 d'ossigeno. Ma dai, Mulcino, ma respira con sto cazzo di piede. Che poi sai che puzza di formaggino. Vai, Mulcino! Il mini market Adello! Clicca sulla porta per entrare. Sì, sì, entro da Lello. Ecco, entro. Finalmente il pulcino che respirava con il piede dopo tanta avversità riesce ad arrivare al mini market di Lello. Oh, ma appena entrato sente un terrificante urlo. Che cazzo succede, Lello? Ah, grida preoccupato Lello. Ho appena levato per terra, è pieno di pozze d'acqua. Ma il pulcino senza accorgersi si appoggia il piede dentro. Oh, ma no, come muore? Che fine di merda? Dai, ma è una fine di merda. Ma no. Comunque, signori, io penso che sto video sarà durato pochissimo, ma chi se ne frega, andava fatto. Signori, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento col vostro Ciccio 89. Sarebbe fighissimo un gioco del paguro che si muove e fa tutte queste cose qua. E io non sono capace a farlo. Ciao. Sto nel negozio dell'Ello. Tanto il pulcino è morto. Il frutto! Ah!